Il giorno dell'inaugurazione del nuovo ponte il Movimento 5 Stelle rivendica il merito di aver fatto giustizia. Oggi siamo a Genova per onorare le 43 vittime e per essere vicino ai loro familiari. Lo Stato ha fatto il proprio dovere ed infatti è tornato e torneranno in una gestione pubblica le autostrade che sono state mal gestite da un soggetto privato e ci sarà un aumento della manutenzione e un abbattimento dei pedaggi. Il PD esprime solidarietà alle famiglie delle vittime. Il nuovo ponte, scrive il segretario Zingaretti, rappresenta un simbolo dell'Italia che nella memoria ritrova la speranza nel riscatto e nel futuro. Restano però le tensioni tra le forze di maggioranza sul tema migranti. Di Maio e Crimi insistono per i rimpatri e le ridistribuzioni. I Dem invece rispolverano lo Ius Culture, ma si scontrano con il muro di 5 Stelle. Tensioni anche sulla legge elettorale. I Dem esigono il rispetto dei patti, nonostante le rassicurazioni del ministro degli esteri. La riforma resta in stallo a causa del mancato sostegno dei renziani. La nuova ondata di sbarchi provoca critiche dalle opposizioni. Il leader della Lega Salvini accusa il governo di essere complice del traffico di esseri umani e Meloni, Fratelli d'Italia, rincara PD e 5 Stelle, colpevolizzano gli italiani per i contagi, ma il problema vero sono gli sbarchi. Sulla stessa linea, Forza Italia e UDC. Il governo prenda subito in mano la situazione o il paese pagherà un prezzo altissimo.